Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Ben ritrovati con un'altra puntata di Per vederci più chiaro. Questa settimana torniamo come di consueto a parlare del mondo dell'assicurazione, un mondo nel quale insomma davvero le informazioni non sono mai abbastanza. Bentornato allora Fabrizio Ghironi, lo vediamo bello abbronzato, mare? Una sola settimana, ma sono bello, ho preso tanto sole, il sole bacia i belli, dicono. Sì. Va bene, battute a parte che riguardano insomma un po' il periodo di tutti noi, il periodo delle vacanze, dicevamo il mondo dell'assicurazione anche, perché no, per andare in vacanza tranquilli ha bisogno davvero di tante informazioni. Nell'ultima puntata avevamo un po' affrontato le figure che appunto si interfacciano con il cittadino, con il cliente, che insomma sono tante e ovviamente hanno anche diverse funzioni rispetto al ruolo che ricoprono, no? Quindi abbiamo cercato un po' di far capire come riconoscerle e quali sono proprio le loro funzioni. Ecco, torniamo un attimo a riprendere le fila di quel discorso. Certo Greta, perché nonostante anche negli ultimi anni c'è stato un impegno significativo del legislatore e del regolatore per cercare di rendere il più possibile trasparente e regolamentato il sistema proprio a tutela del cliente, succede ancora oggi che molti clienti, molti consumatori si rivolgono al proprio assicuratore di fiducia senza sapere in maniera chiara e precisa quale ruolo svolge all'interno della filiera dell'attività di distribuzione assicurativa. Quando io invece ritengo che sia fondamentale, è un po' come quando uno ricorre dal medico, è giusto che sappia se si tratta del primario, di un medico, o se è un infermiere, o un odontotecnico, o un odontoiatra, perché ognuno ha un proprio ruolo, ha delle proprie competenze, ha delle proprie responsabilità. Allora se già circa nel 12 anni fa, 13, nel 2007, con l'avvento del regolamento 5/2006, abbiamo assistito a una svolta epocale nell'ambito del settore assicurativo, anche per quel che riguardava proprio il riconoscimento ben definito delle figure che potevano intermediare e distribuire prodotti assicurativi, con il recepimento della cosiddetta IDD, la direttiva europea in ambito assicurativo, che è stata recepita dal
primo ottobre 2018, quindi recentemente, manco un anno fa, anche dal nostro paese con il decreto legislativo 68-2018 e demandata all'IVAS che l'ha regolata, l'ha regolamentata con il regolamento 40 del 2018, appunto il legislatore ha voluto ancor di più garantire maggior tutela al consumatore, maggior trasparenza, rivedendo sia l'informativa per il cliente, i comportamenti a cui si deve attenere il distributore nell'approccio, nel rapporto con il cliente, e introducendo all'interno delle sezioni del RUI una nuova figura. Allora, io direi di riepilogare velocemente le figure. Allora, per poter esercitare l'attività di distributore assicurativo nel nostro paese è necessario essere iscritti a RUI, al Registro Unico degli Intermediari, tenuto dall'Authority, dall'autorità di controllo e vigilanza del settore assicurativo, che oggi si chiama IVAS. In passato, fino al 2012, se non ricordo male, era l'ISVAP. Era l'IVAS, e questo è un aspetto estremamente importante, che appunto divide gli intermediari di assicurazione in sei sezioni, in sei macro categorie. Nella sezione A, abbiamo visto già l'altra volta, si collocano gli agenti, che sono il canale tradizionale del mercato assicurativo, quello che nei rami d'anni, nonostante l'evoluzione a cui abbiamo assistito negli ultimi 30 anni nel nostro paese, ancora raccolgono, intermediano la più grande fetta di quote di mercato, quindi di prodotti assicurativi. Gli agenti si distinguono perché sono i titolari di agenzia, sono quelli che hanno il rapporto diretto con il manufacturer, il produttore, perché oggi l'IDD distingue tra distributore e produttore. Produttore, manufacturer, colui che costruisce il prodotto certo, secondo dei criteri, osservando delle disposizioni ben precise, proprio dettate in maniera ancora più netta dall'IDD, entrata in vigore dal decreto legislativo 68, e quindi produttori, che sarebbero le compagnie di fatto, certo, le cosiddette che conosciamo, le compagnie di assicurazione, hanno il rapporto diretto, rappresentano, agiscono in nome per conto delle compagnie. Poi abbiamo la sezione BRI, dei broker, altro canale tradizionale, che però si distingue perché lui rappresenta il cliente, non rappresenta la compagnia, e va sul mercato a nome del cliente, sulla base delle esigenze individuate e i bisogni del cliente, per scegliere i prodotti che sono più coerenti alle esigenze. Il mandato in questo caso gli arriva non dalla compagnia, ma dal niente, sono dal cliente. Viene bravissima, dal cliente, poi attraverso anche degli accordi. Può essere anche una società, questo cliente, o è una persona fisica sempre? Può essere sia una persona giuridica, una società, come il cliente può essere sia persona fisica che ovviamente società, così come l'intermediario può essere una persona fisica, nel caso coincida con la ditta individuale, oppure una persona giuridica, quindi essere un distributore, un'agenzia sotto forma di società. Poi abbiamo detto che c'è nella sezione C, andiamo in ordine alfabetico, ci sono i cosiddetti produttori diretti. Abbiamo visto l'altro giorno che si tratta di un ruolo che è poco sviluppato nel nostro paese. Si tratta dei cosiddetti produttori diretti, quei produttori che sono alle dirette dipendenze della compagnia d'assicurazione. Diciamo, in Italia, ripeto, è un fenomeno non sviluppato, particolarmente caratterizza una compagnia, l'attività di promozione e di vendita di una compagnia. Poi abbiamo la sezione D, che vede appunto al suo interno quei distributori, tra virgolette, perché ormai si sono radicate anche loro da tempo, ma di nuova generazione, quelle che hanno rappresentato un po' il fenomeno degli ultimi anni, no? un fenomeno distributivo, con ciò non significa necessariamente positivo dal punto di vista della qualità del servizio. Sicuramente anche loro hanno fatto bene per la concorrenza, che sono le banche, gli intermediari finanziari, le poste, le SIM, via dicendo, che anche loro, pur rappresentando
un canale importante e un fenomeno che ha aperto negli ultimi vent'anni alla multicanalità a favore sicuramente della concorrenza, però hanno palesato anche delle criticità distributive particolari, oggetto anche dell'osservazione della vigilanza in molti casi. Vedi soprattutto nelle polizze vincolate ai mutui e via dicendo, dove una certa, molto spesso le attività di vendita messe in assoluto sono assai sindacabili e al limite. Nonostante poi la sindacabilità delle azioni, non a caso c'è l'autority, può riguardare qualsiasi professionista che ovviamente ne risponderà in termini di responsabilità se verrà appurato e riconosciuto, verrà riconosciuto dei comportamenti non in linea, non idonei. Poi abbiamo la sezione E, abbiamo visto. Ecco, questa è quella sezione che raggruppa il numero più elevato di intermediari, perché è formato dalla stragrande maggioranza degli intermediari, e vorrei sottolinearle perché tante volte, tanto spesso il cliente è convinto di parlare con l'agente, con il broker, magari è regolare, preparato, professionale, perché se è iscritto lo deve essere, però non è né l'agente né il broker, è o il dipendente o un collaboratore e o produttore degli agenti, degli intermediari oppure delle banche, che attenzione, le banche in questa veste sono distributori, non vanno confuse con il manufacturer, il produttore, sono intermediari, ovviamente ovviamente per professionalità, per tradizione si distinguono gli agenti e i broker, che in teoria dovrebbero fare forza sulla leva proprio della consulenza, della professionalità, di un rapporto cliente-centrico particolarmente marcato proprio per distinguersi sul mercato. Ma quindi la sezione è fatta dai collaboratori, siano essi dipendenti, siano produttori, degli intermediari iscritti in sezione A, quindi gli agenti, dei broker e anche i dipendenti e i collaboratori di quelli iscritti alla sezione D, che abbiamo detto sono le banche, la divisione Banco Posta di Poste Italiane, le SIM e via dicendo. Ma la novità introdotta dall'IDD, che ha avuto un merito, perché nonostante il settore era già a partire soprattutto dal 2007 particolarmente normato, però c'erano dei limiti nell'ambito dell'attività di distribuzione. Quali erano questi limiti? Che delle zone d'ombra, no? C'erano dei soggetti come gli agenti, i broker, gli iscritti in sezione B e via dicendo, che erano particolarmente chiamati a rispettare delle norme molto stringenti, particolarmente significative, complesse e via dicendo. E poi avevamo tipo il call center assicurativi, call center, certe attività di altra natura, che pur essendo regolari, però avevano un perimetro di azione e comportamentale diverso e sicuramente non rendeva giustizia al mercato. L'IDD ha avuto il merito di ampliare l'ambito di applicazione dell'attività di distribuzione assicurativa a tutti gli operatori che a vario titolo concorrono alla vendita dei prodotti assicurativi. Ha uniformato tutti i comportamenti. Oggi ce la giochiamo anche dal punto di vista regolamentare dei comportamenti da tenere alla pari. Ovviamente con responsabilità diverse, perché un agente e un broker comunque rimangono responsabili sempre delle azioni messe in atto dai propri collaboratori iscritti in o via dicendo. Quindi il regolamento 40 che ha recepito l'IDD ha previsto una nuova sezione, la sesta sezione, che è quella degli F. Chi sono gli F? Sono tutti quegli intermediari assicurativi che svolgono l'attività assicurativa a titolo accessorio, cioè l'attività assicurativa non è l'attività principale. Immaginiamo, tu parlavi prima, periodo di vacanze, agenzia di viaggi. Ho capito. L'attività principale è vendere il viaggio, però attaccata, tra virgolette, compresa nel pacchetto viaggio c'è la polizza. In quel caso lì non lo può vendere
perché decide di venderlo, ci vogliono dei requisiti e bisogna essere quantomeno intermediari assicurativi a titolo accessorio. Ovviamente l'intermediario a titolo accessorio ha dei limiti operativi ben definiti dalla regolamentazione, anche perché le sue esigenze, essendo un'attività complementare, accessoria appunto, non principale, non richiede certi ambiti di azione, di applicazione delle normative. Insomma, tante figure con cui avere a che fare. Sì, ma non è finita, perché appunto la sezione E, l'esercito dei dipendenti e collaboratori degli A, B e sì, D, ovviamente sono i dipendenti e i collaboratori che possono operare al di fuori dei locali, degli agenti, dei broker, via dicendo. Perché? Purché siano in regola con i requisiti di onorabilità, di formazione, quindi con i requisiti di accesso alla professione previsti dalle disposizioni di legge, abbiamo anche tutta la schiera dei dipendenti e collaboratori e produttori che operano all'interno dei locali degli intermediari. Quindi il dipendente che non è iscritto all'intermediario può vendere, fare attività di distribuzione del prodotto assicurativo, ma solo all'interno dei locali dell'agenzia, della subagenzia, perché un'altra novità portata da questo, dal regolamento 40/2018 è che mentre prima anche i dipendenti o collaboratori del subagente, che quindi dipende dall'agente, certo, dovesse essere iscritto necessariamente, anche se operava all'interno dei locali subagenziali, per forza al registro, doveva diventare un distributore assicurativo, un intermediario, allora iscritto alla sezione E del RUI, adesso se opera esclusivamente all'interno dei locali anche della subagenzia, non è più necessario. Perché, Greta? Perché il legislatore dice, e il regolatore l'IVAS dice, se uno opera esclusivamente all'interno dei locali è sotto controllo dell'agente, dell'intermediario principale che è iscritto, e per essere iscritto deve rispondere ed osservare a tutte le richieste appunto previste dalla legislazione, no? Allora, due domande. La prima, quella un po' più semplice. C'è un tempo prestabilito entro il quale, se ovviamente io faccio il mio percorso come devo fare, posso diventare una di queste figure? Bravissima. Ci sono dei tempi, come ad esempio per il giornalista? Bellissima domanda. Allora, siccome abbiamo visto, quindi, cari clienti, non vi soffermate a sottoscrivere sulla base della fiducia o perché avete sentito che è più economico quel punto vendita rispetto all'altro, non vi soffermate a questi aspetti, cercate sempre di approfondire durante la relazione, perché l'intermediario ha degli obblighi ben precisi, chi ho di fronte, non solo in termini anagrafico ma in termini di ruolo. Allora, ci sono step diversi, perché le responsabilità sono diverse, perché i compiti sono diversi, al di là di quello che è l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa intesa come prevista dal regolamento e dalla legge. Allora, per quanto riguarda gli agenti e i broker, sono tenuti, l'abbiamo già citato anche la scorsa volta, ad un esame tenuto dall'IVAS a Roma una volta all'anno, un esame anche piuttosto complesso che spazia dal diritto privato alle caratteristiche dei prodotti, quindi è un esame piuttosto delicato, impegnativo, e che ha anche una percentuale di superamento molto bassa, anche se quest'anno ha registrato una delle più alte nella storia. Comunque parliamo sempre di una percentuale di successo intorno al 40%. Mentre per quanto riguarda gli iscritti nelle altre sezioni, esempio la sezione E, via dicendo, è necessario fare la cosiddetta formazione professionale, anch'essa regolata dal regolamento IVAS, a cui è stato demandato il compito appunto dal decreto legislativo, quindi dallo Stato italiano 68 del 2018, di recepire le regole di emanazione IDD a livello europeo. Loro bisogna fare la cosiddetta formazione obbligatoria. La formazione obbligatoria consiste in almeno 60 ore di formazione da tenere in aula oppure a distanza sulla base di modalità
ben definite, sempre dal regolamento, e che prevedono una serie di materie, anche se rispetto al passato, ben definite dal regolamento stesso, dall'IFAS. Ovviamente, terminata la formazione professionale, che deve fare chiunque fa attività di distribuzione assicurativa. Quindi non è solo propedeutica per iscriversi alla sezione del RUI per quelle figure diverse dagli AEB, perché gli AEB, che sono gli agenti broker, abbiamo visto, hanno un esame particolare. Ma anche per coloro che non si iscrivono, perché agiscono solo all'interno dei locali dell'intermediario principale, per poter comunque fare attività di distribuzione devono essere in regola con la formazione professionale. Quindi la formazione professionale, almeno 60 ore, è un requisito essenziale per lo svolgimento, per l'accesso e lo svolgimento dell'attività assicurativa. Poi ogni anno, era biennale, altra novità reintrodotta dal regolamento 40, c'è l'obbligo non della formazione professionale, ma di quella che viene definita l'aggiornamento professionale, che consiste in almeno 30 ore di aggiornamento. Di aggiornamento sempre tenendo conto delle indicazioni date dal regolatore per quanto riguarda i contenuti, le materie e anche le caratteristiche della docenza. In ogni caso, anche in regola con l'aggiornamento professionale obbligatorio per proseguire, è necessario, in occasione dell'emissione di un nuovo prodotto sul mercato, quindi tu vendi un nuovo prodotto immesso dal tuo manufacturer sul mercato, c'è la necessità di fare la formazione preventiva, in modo tale che la professionalità dell'intermediario rispetto al mercato sia garantita, perché l'obiettivo principale della normativa, anche del regolamento 40/2018, è quello di rafforzare la tutela del consumatore. Allora, caro consumatore, non andiamo a ricercare solo il prezzo più basso, fatto in maniera cieca, bieca, superficiale. Se la stessa legge mira a tutelare, a focalizzare sul migliore interesse per il cliente, è giusto che anche il comportamento del cliente sia consapevole e ricerchi nel comportamento del proprio intermediario la massima trasparenza, la massima professionalità. Importante il prezzo, ma prima del prezzo andiamo a cercare competenza, professionalità, trasparenza, onestà, equità, che tra l'altro sono quei principi a cui si deve attenere, che deve osservare tassativamente l'intermediario, perché previsti in maniera chiara e netta dal regolamento 40. Bene, allora io volevo anche capire come si fanno a riconoscere queste figure. Semplice. Però più o meno, ecco, dici un po'. Brevissimamente, perché ci stiamo allungando, poi ne avremo modo di riparlare quando parliamo dei prodotti. Semplicemente, prima di concludere un contratto, l'intermediario deve seguire dei precisi comportamenti, soprattutto a livello informativo. E prima di tutto, prima di concludere, deve consegnare, oppure deve avere affisso nel punto vendita o anche tramite apparecchiature elettroniche, telematiche, deve informare attraverso l'allegato 3 tutte le regole a cui è tenuto a comportarsi. Tra queste c'è l'obbligo di consegnare l'allegato 4, che io vorrei sintetizzare dicendo è la carta d'identità dell'intermediario che entra in contatto con il cliente, cioè, e che gli deve rilasciare poi, deve sottoscrivere e rilasciargli una copia dove c'è scritto chi è l'intermediario, il ruolo che ha, per chi opera, notizie in materia di conflitti di interesse, per chi opera in qualità rispetto all'intermediario, per chi opera rispetto alle compagnie, al manufacturer, e anche in termini di compensi, e in più c'è la normativa riportata della cosiddetta politica dei reclami, che è di aiuto al cliente che dovesse esporre un reclamo contro la compagnia o contro il comportamento dell'intermediario durante lo svolgimento della propria attività. Lo vedremo in dettaglio, ma è semplice. Se l'intermediario, il distributore, che dovrebbe oltre che fornire far sottoscrivere, quello lo fa sottoscrivere, ma dovrebbe essere un presupposto, l'inizio dell'approccio, quello di presentarsi in una maniera
seria, precisa e via dicendo, lo richieda il cliente, non si limiti a firmare esclusivamente il foglio che sottopone il distributore indipendentemente dal ruolo che ha e dalla sezione in cui è scritto, ma richiediamo l'allegato, chiediamo l'informazione, qual è il suo ruolo e tutte le informazioni che sono richieste. Poi nelle prossime puntate faremo vedere anche un modello, un facsimile, in modo tale che al cliente fa presa anche visiva la cosa. Allora, grazie per tutte queste informazioni a Fabrizio Ghironi. Quindi abbiamo questa settimana affrontato il mondo dell'assicurazione, ma come abbiamo capito, insomma, potremo andare avanti tranquillamente per tante tante puntate, e così faremo, così almeno vi diamo più informazioni possibili con il nostro contenuto per vederci più chiaro. Torniamo la prossima settimana, ma parliamo di occhiali con Piero Franchini. Grazie per l'ascolto, arrivederci, grazie a Fabrizio. Grazie a te Greta, a tutti i telespettatori, e mi raccomando, affidati a chi ha a cuore la tua sicurezza. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7, e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Thank you.